Salvo, hai un messaggio per i vegani. Andate a cagare. L'idea di questo video me l'ha data il mio amico youtuber Yakidale, che è interessato al mio regime alimentare e mi ha detto: ascolta, mi è venuta in mente un'idea stupidissima, se ti va. Per vedere concretamente che caspiterina mangi, prova a fare tipo, non so, 2 o 3 giorni dove ogni pasto che fai mi mandi tipo una foto. E se sono un ingrediente particolare magari me lo scrivi. Se ti va, secondo me è molto carina come cosa. Siccome credo che sia davvero una bella idea e possa interessare a tante altre persone, non solo a Yaki, venite con me. In questa settimana vi farò vedere tutto quello che mangio. In pratica vi dirò il segreto di come faccio a essere così bello, così intelligente, così simpatico. Vabbè, dai, questa la taglio. Buongiorno a tutti. Io generalmente la mattina faccio colazione con i frutti di bosco, perché sono estremamente pieni di antiossidanti e vitamine. Quindi frutti di bosco, ma prima di tutto bicchiere d'acqua, limone. Tendenzialmente sempre meglio mangiare un solo tipo di frutto, perché i frutti hanno un pH diverso tra di loro, e se si mangia per esempio una macedonia, nel momento in cui i frutti arrivano nella pancia il nostro intestino non capisce più cosa sta mangiando e di conseguenza fa un po' casino e fa fatica a digerire. Invece mangiandone un solo tipo alla volta va bene così. La frutta si mangia solo la mattina e mai dopo i pasti, soprattutto mai dopo cena, perché se mangiamo la frutta dopo i pasti si crea nello stomaco la putrescina, che è una sostanza che va a far marcire tutto quello che abbiamo mangiato prima. Non è un granché. Ah. Io prendo anche quelli surgelati, li tolgo dal pacchetto la sera prima e me li trovo la mattina da mangiare. Quando la mattina ci viene un languorino, noci sono perfette perché sono ricche di omega 3 e fanno bene al cervello, una manciata. Mattinata di lavoro finita, adesso andiamo a pranzo. Vi porto a vedere come si deve destreggiare un vegano in un mondo di onnivori e carnivori. Non mi devi fare nessuna intervista. La lasagna non la mangi tu. Dipende, se ci hai messo gli animali morti, no. Che animale? Cioè, la mozzarella e la carne trita. La mozzarella e la carne trita. No, cioè, sono animali. Niente. Ci sono ancora le polpette al sugo. Non va bene. Le verdure. L'insalatona. È inutile che ti dico la caprese. Perché tu verdure. Verdure, solo verdure. Mi raccomando, non far la tirchia come sempre. Fai un bel piatto che oggi ti sto registrando. Oggi lo ammazzo questo qua. Andata sì, col piatto di verdure che è pieno di fibre, perfetto per pranzo. Peperoni a me non piacciono tanto, quindi puoi anche evitare di metterli. Ti metto piselli, patate, fagiolini, zucchine, carote e spinaci. Oggi, perché sei ripresa dalla telecamera, ma hai fatto un piatto normale. Normale me lo chiama questo. Guarda che piattone che mi hai fatto solo perché sei con la telecamera. Ma sai quanto me ne frega a me dalla telecamera? Gli hai detto dove siamo a mangiare? No. Non gli ho detto niente ancora? No. Fagli vedere qualcosa, ma che così si... Allora, siamo al sushi, dove abbiamo preso delle versioni vegane, sia dei roll, spaghetti di soia con le verdure senza gamberi. Buon appetito, Giorgio. Buon appetito. Anche al sushi i vegani non muoiono di fame. Assolutamente no, anzi, si mangia il doppio. Andate a vedere la pagina Instagram di Giorgio Immesi, a parte che adesso lo farò uscire qua. Famosissimo tra i vegani, il vegano imbruttito, ragazzi. Buongiorno, questa mattina, dato che altrimenti vanno male e ce l'ho in frigo, pesche. Tac, ci vuole un attimo. Mi raccomando, nessuna aggiunta di zucchero, perché lo zucchero di cui abbiamo bisogno è già all'interno della frutta, non ne abbiamo bisogno di altro. Inoltre, lo zucchero è il cibo delle cellule tumorali. Infatti le cellule tumorali si nutrono 20 volte di più rispetto alle cellule normali di zucchero. Quindi se noi non lo introduciamo nel corpo, non diamo l'alimentazione a questo tipo di cellule. Sto andando in ufficio e siccome ho finito le noci, mi sto portando le arachidi, che sono un'ottima alternativa proprio perché sono una via di mezzo tra i legumi e la frutta a guscio. Davvero ottimo anche perché contiene delle proteine.
Le arachidi, dette anche spagnolette, sono quelle che troviamo per esempio all'aperitivo. Però mi raccomando, non ammazzatevi, perché sono estremamente salate e quindi non vanno benissimo. Il pranzo di oggi sarà un po' particolare, perché sono con Mr. Nobody. Siamo a Copenaghen in questo momento, stiamo facendo dei video qui nel nord Europa e siamo venuti in un ristorante vegan e ci siamo presi un hamburger di piselli e quinoa. Super buono, buonissimo. Questo ristorante l'ho trovato grazie alla app Epicau. Ho fatto un video sulle app da avere sul telefono se si vuole mangiare sano. Vi lascio il link sia qua sopra che in descrizione. E poi ragazzi, mi rivolgo agli ometti: nei ristoranti vegan è sempre pieno di donne. Siamo sul pullman che da Göteborg ci sta portando a Oslo. Sono le 11 del mattino, quindi momento perfetto per fare uno spuntino. Noci prese alla colazione in hotel questa mattina, perfette come spuntino mattutino. Ne posso prendere uno anch'io? Vai, mi metto. Si torna a far da mangiare. Vorrei cucinare i cavoli di Bruxelles, però non sono capace, quindi chiamiamo mia mamma e gli chiediamo come fare. Pronto? Mammetta! Ciao! Ciao! Ti sto facendo una videochiamata. Ah, sì, è vero. Voglio fare i cavoletti di Bruxelles. Pentola antiaderente. Prima di tutto li lavi e magari elimini le foglie, quelle più superficiali se sono andate. Li metti dentro un filo d'olio, metti dentro l'acqua. Ok. Non tantissima. E poi li copri. Cuociono piano piano. Un po' di pepe. Se c'è un po' di paprika, prendi uno stuzzicadenti o una forchetta. Fai zic zic, no? Chiarissimo. Quando vedi che sono cotti, comunque un 20 minuti, non di più, fai rosolare un po' il pettolino così. Grazie mille, ciao. Ciao Alexander! Che bello che sei. I cavoletti di Bruxelles sono delle verdure a foglia verde, quindi super consigliate in un'alimentazione 100% vegetale. Questi cavoli in miniatura sono considerati dei veri e propri stimolanti dell'attività cerebrale e della concentrazione. Pare che questa proprietà derivi dalla combinazione tra tiamina e acido folico, di cui i cavoletti sono particolarmente ricchi. Seguite le istruzioni di mia mamma, ecco qua. Tac, pronti. Questa sera vado ad unire dei fagiolini cannellini. Piattino finito, ho aggiunto giusto qualche seme di lino ai fagioli e sono pronto per mangiare. Partiamo dal cavolfiore, ricco di vitamina C e di potassio. Lo laviamo, lo andiamo a tagliare a piccole fettine. Così, naturale, senza cuocerlo. Cioè, poi, questo è quello che faccio io, eh. Adesso ci mettiamo la nostra fonte di proteine, il tofu. Mio Dio, che fatica. Chiaramente non è che dobbiamo per forza mangiare. Prima lo tagliamo. Io sono mega imbranato a far da mangiare, mi impegno, lo faccio a cubettini. Chiaramente non è che dobbiamo sempre mangiare il tofu, bisogna variare la dieta. Una volta potreste fare i ceci, ricchi di proteine come tutti i legumi. Ok, a questo punto io vado ad inserire i semi di lino antiossidanti. E poi ho sempre vari semi, per esempio questi sono semi di chia, i semi di papavero. Tac. Olio di lino pieno zeppo di omega 3. Su 100 millilitri, è scritto qua, ci sono 46 grammi di omega 3. Mettiamo un po'. Io metto anche l'olio d'oliva. E mi raccomando, sull'olio ragazzi, spendete i soldi, perché l'olio buono si paga. Una spolveratina di curcuma, un antitumorale, antinfiammatorio naturale potentissimo. Questa io la metto anche nell'acqua di cottura della pasta, un cucchiaio. Un pochino di limone. No, cosa ho combinato, cazzo. Buonissima, buonissima. Dimenticavo, se vi piace un pochettino il salato, potete aggiungere alle insalate questa. Cos'è questa? Che non mi ricordo più. È la... non mi ricordo più che cos'è. Ah,
Il lievito serve da insaporitore e anche questa è proteica. Questa sera ci facciamo una bella insalata con il broccolo che combatte la ritenzione idrica, quindi ci aiuta a disintossicarci. Cipolle che hanno l'effetto opposto della frutta dopo pasto, ovvero aiutano a fare in modo che quello che mangiamo non marcisca nello stomaco, quindi anche questo assolutamente ottimo nelle cure detox. E poi ravanelli. I ravanelli che hanno la vitamina C e aiutano a conciliare il sonno, quindi perfetti da mangiare la sera. Anche il cavolo lo tagliamo così, naturale, io non lo cuocio. Cipolla. Tac. Ravanelli. Dimenticavo ceci per aggiungere la parte proteica che come sempre la sera metto. Ho messo troppa cipolla, se faccio un rutto veramente potrei fare le mesh a qualcuno. Evitate di mettere tutta questa cipolla se avete un incontro galante. Qui abbiamo Salvatore che avete già visto nel video del dentista in Croazia. Salvo, hai un messaggio per i vegani? Andate a cagare. Perché? Perché abbiamo vissuto 100 anni senza mangiando tutte le cose che piacciono. Non le cose di moda, è una trombata di prima categoria. Mangiate del pesce. Capito, Salvatore che come vedete è in formissima, ci consiglia di continuare a mangiare carne. Pesce. Capito? Due coffee. Caffè antiossidanti, nel caffè mi raccomando senza zucchero. Tu lo bevi amaro il caffè giustamente, ed è una cosa positiva. Non sono un pezzente, no. Proprio. Il pesce nasce dal mare, poi lo fa l'uomo. Vabbè. Vegani, e l'integrale, e questo no, quello. In che mondo viviamo, dai. La pasta asciutta si fa ancora, si cuoce con l'acqua, forse voi non lo sapete, ma è così, imparate. E se ci mettete il sale la fate diventare anche salata.